Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, video coi Pisla. In realtà avete scelto anche voi il tema nel sondaggio di questa settimana e ha vinto Harry Potter. Quindi andremo a creare oggi dei soggetti a tema Harry Potter, che secondo me sono carinissimi come addobbi per l'albero. Infatti, li faremo diventare addobbi per l'albero. Iniziamo subito da Ron. E utilizzando naturalmente uno stile super semplificato perché non li voglio fare troppo grandi e quindi saranno super semplificati, però secondo me verranno carinissimi, quindi iniziamo subito. A Ron facciamo i capelli naturalmente rossicci, quindi iniziamo con i capelli. Poi realizziamo il visino con questo rosa super carino. Il viso naturalmente sarà abbastanza stilizzato, però non ci piace. Lo stile così semplice coi Pisla secondo me è un sacco carino. Visino. Ero indecisa se gli occhi farli azzurri, però ho come la sensazione che venga un pochino spiritato. Non so, non so che li farò neri, diciamo come lo stile kawaii, che secondo me viene un pochino più dolce lo sguardo, così risulta un po' inquietante. Quindi mi sa che li facciamo neri classici. Qui, molto meglio. Adesso andiamo a creare la sciarpina con il rosso. E il giallo, naturalmente. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video a tema Harry Potter, perché in realtà ho tantissime cose. Ho un sacco di stampi per la resina, ho i timbri in ceralacca. Mi piacerebbe tanto fare un video dove vi faccio vedere i miei timbri a tema Harry Potter, che secondo me sono un sacco carini. Quindi se vi interessa scrivetelo nei commenti così ci creerò qualche contenuto per i prossimi video. Andiamo a continuare la sciarpetta che va a scendere così. Adesso completiamo con la divisa, diciamo, e le braccine. Ok. L'unica cosa sono indecisa, ecco, se questo metterò così. Secondo me è più carino, così come se ha tutta la sciarpa che gli avvolge tutto il collo. E Ron è completato. Adesso andiamo a mettere al solito il nostro foglio in acetato per farlo venire super lucido. Carta forno e lo vado a stirare. Ecco il risultato del nostro Ron. Guardate che carino, super lucido da questo lato e opaco dall'altro. Io onestamente preferisco un sacco il lato lucido, anche secondo me perché si vedono meglio i colori. Adesso andiamo a fare Ermione. Ok,
Ecco Hermione, anche lei completata. Vado a mettere al solito l'acetato, la carta forno, la vado a stirare e vediamo com'è venuta. Vediamo un po' com'è venuta. Meravigliosa, guardate che carina. Già me li immagino tutti e tre vicini. Sono un amore, mi piacciono un sacco. Fatemi sapere nei commenti se volete che facciamo anche altri personaggi in altri video. E adesso, ultimo ma non per importanza, facciamo Harry. Anche il nostro Harry è pronto. Non temete, so che mancano cicatrici e occhiali, però con i Pisla era impossibile farli perché il disegno si sarebbe ingrandito tantissimo e già vedete così non sono piccini. Quindi mi è venuta un'idea, intanto vado a stirarlo e poi vi faccio vedere all'idea che ho avuto e mi dite se vi piace il risultato finale, vedremo come viene. Ecco, finalmente raffreddato il nostro Harry. Questo è il risultato finale. Anche lui, come Ron e Hermione, è super lucido. Dicevamo, adesso c'è il problema che comunque Harry senza cicatrice e senza occhiali non è Harry. Quindi ho pensato di munirmi di fil di ferro e pinze e creare dei mini occhialini. Guardate che carini, fatti apposta per lui, che adesso andremo a incollare, e così diciamo la parte degli occhiali è risolta, la cicatrice la dipingerò con i colori acrilici, così insomma se dobbiamo fare Harry lo dobbiamo fare per bene. Quindi iniziamo con la cicatrice perché poi gli occhiali ci andranno un pochino sopra. Perfetto, adesso che ho fatto il colore vado un pochino a disegnare la cicatrice. Perfetta, adesso già è un po' più Harry. E tempo che asciuga, intanto ve la faccio vedere. Vedete già com'è più carina, un dettaglietto che secondo me ci voleva. Il tempo che asciuga il colore e andiamo ad attaccare gli occhialetti. Nel frattempo vi mostro come li ho creati. È semplicissimo, in realtà può servire anche per tante altre cose. Con una penna, insomma, qualcosa che abbia il diametro un po', un pochino più grande dell'occhio e non tanto, andiamo a fare appunto dei cerchietti in questo modo, a piegare il centro per fare il ponte degli occhiali e poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, adesso l'ho fatto super veloce, prima ci ho messo un po' più tempo, però vedete il risultato è lui. E in pochi e semplici passaggi abbiamo fatto degli occhiali e si possono fare di tutte le misure, si possono fare super piccoli, un po' più grandi e sono veramente molto utili per fare questi dettagli nelle creazioni. Adesso andiamo ad attaccare gli occhiali, quindi ci muniamo di una colla, più forte meglio è, così siamo sicuri che non, nel tempo non si andrà insomma a staccare.
Vado a prendere le mie pinzette, così non rischiamo di attaccarci le dita. Faccio toccare l'attac un pochino quella. Soprattutto dove c'è il ponte. Ecco. E adesso li vado a posizionare così e aspettiamo che l'attacco si asciughi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, ecco i nostri personaggi pronti e poi aggiungerò soltanto un laccettino che attaccherò proprio nei forellini del Pisla e saranno pronti per essere appesi all'albero. Non so voi, ma mi piacciono veramente un sacco. Sono semplici, però con qualche dettaglio, insomma, e un pochino di tempo li trovo veramente un sacco carini. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito dei tre personaggi e se volete anche una seconda parte dove facciamo altri personaggi, altri simboli e soggetti di Harry Potter. Io vi ringrazio sempre se mi lascerete dei commentini e un like. Se deciderete di iscrivervi al canale, mi raccomando, attivate la campanella così da non perdervi mai nessun video. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!